nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Intanto grazie Nancy per averci accolti, per poter poi raccontare a tutti gli amici che ascolteranno le tue parole quello che tu e tuo marito avete vissuto in Ucraina in questi giorni. Però voglio iniziare prima di tutto, perché quando ho chiesto a Nancy dove ci mettiamo, giustamente io non ci avevo pensato, ho detto dove c'era una donna. Quindi grazie per questo dono immenso che stai facendo a noi tutti. E voglio dire grazie a te, perché è un cuore aperto di diffondere questo che è bello e buono. Così importante di avere questo in questi giorni, perché ci sono tante cose buone e buone, tante di più di quelle che sono male e cattive. Ma dobbiamo diffondere questo. Questo che è bello, buono, santo, che alza il cuore, perché esiste tanto di più. Come in questa tavola sono piccoli questi macchie. Non possiamo concentrarsi su macchie, la tavola è grande, è piena di bontà. Così come San Paolo dice, sapete guardare bene, buono, questo ciò, tutto ciò che è nobile, che ha valore di essere ripetuto. Non vale di pena anche di ripetere la verità se non è per la gloria di Dio. Così grazie per questa opportunità, perché abbiamo pochi minuti, voi avete la Santa Messa, noi adesso abbiamo un gruppo in spagnolo, ma una cosa bellissima. Perché per 20 anni, più di 20 anni, c'è un gruppo, una comunità di una consacrata di Slovacchia che si chiama Luce di Maria, che stanno diffondendo i messaggi della Madonna. Lo seguo. Da tutta Ucraina, Russia e tutta questa parte dell'Est. E in questa missione abbiamo visto il frutto di questo lavoro che non sembra che è inutile, su internet diffondono i messaggi, a meditazione sui messaggi dei nostri parroci, dei sacerdoti, preghiera ogni sabato al vivo sul podbrodo, facendo tutto possibile per diffondere quello che dice la Madonna, che ci guida a Gesù, solo a Gesù, lei non ci guida a lei stessa, scusa, perché così soltanto finisco questo pensiero. E abbiamo visto il frutto, andando in questa missione, è tempo della guerra, così che è chiaro, la guerra è vera, ogni giorno muoiono tantissime persone, non sono soldati, anche civili di tutte e due parti, Russia e Ucraina. Quando abbiamo vissuto questa guerra qui in Bosnia e Erzegovina, quando eravamo in aiuto umanitario, abbiamo visto una cosa chiara: non ci sono i vittoriosi nella guerra, non esistono, ci sono soltanto vittime che povere qualche volta sono sforzate di fare il male, perché non hanno scelta. E così guerra c'è, e siamo andati con tutto il cuore dicendo: Signore, quello che tu vuoi sarà, ma non è possibile per 12.000 persone, pellegrini che sono venuti dall'Ucraina qui in questo anno, solo questo anno, supplicando la Vergine per la pace, che noi non andremo a loro, solo a questa casa per testimonianze. Non era possibile non andare a loro. Quando andiamo, quando la guerra è finita, prendere un caffè? No, adesso è tempo, quello che succederà, succederà. Ricordo bene quando la guerra è iniziata, perché è importante questo, la guerra è iniziata, le dogane erano chiuse, si può entrare ma non uscire. E qui con noi c'erano 50 sacerdoti, un ritiro e quasi 30 laici. E padre subito ha detto: non dovete tornare, potete rimanere qua. Sempre ci sono più materassi, vediamo, sicuro non moriamo di fame, questo che c'è, mangiamo, non dovete tornare. E tutti hanno detto: ma cosa stai dicendo? Lasciare il nostro popolo di morire, e noi fuori, solo i ratti scappano dalla barca che si affonde, non persone. Se Dio ha in piano che tutti moriamo, moriamo insieme. Noi torniamo. Un autista, che grande amico, lui e sua moglie sono tutti e due autisti, che portano pellegrini qua d'Ucraina.
cicciotto bello, biondo, con capelli ricci, occhi azzurri, dolcissimo. E ho detto spontaneamente, ma sappiamo che il Signore torna tutto per bene e sarà bene. E lui mi ha guardato e ha detto, no signora, tutto non sarà bene. Sua casa, proprio in questa parte dove la guerra è iniziata, non aveva contatto con i suoi parenti, non sapeva se sua casa è ancora là o no, non sapeva se sono morti o no. E lui mi ha guardato e ha detto, signora, no, tutto non sarà bene, tutto è già bene, perché è. Mi è stupito, per la prima volta nella vita ho toccato e guardato la fede vera. La fede vera, certo. Questo non ho. Più piccole cose, Dio perché me? Certo. Cosa stai dicendo? Dov'era questa fede? Io non lo ho, ma io lo voglio. Questo è Medjugorje, questo è l'insegnamento di questa fede. Quando la Madonna ha detto, sono qui a causa della fede della gente che ha sofferto umiliazione, persecuzione, assassinati dai comunisti e non ha mai lasciato Gesù o la fede, mai. Sono qui da questo posto specialmente caro a me a causa della fede della gente, e questa è la fede. E come non rispondere a questa fede? Hanno avuto un incontro per il giorno di indipendenza, 24 agosto, giorno di indipendenza. Quando hanno aspettato il più grande attacco, perché certo è il giorno di indipendenza, gli attacchi si fanno in giornate importanti, e noi abbiamo detto, non importa, questo che sarà, sarà. Noi andiamo, siamo andati, e il primo giorno eravamo con le benedettine, questo mi è stupito. In Lviv abbiamo trovato un monastero che stupisce. Un uomo svizzero che aveva tanti beni ha detto, io ho tre figlie, cosa faccio con i miei beni? Non hanno sufficiente, io costruirò tre monasteri benedettini, una per il nome di ogni figlia che ho, che questo monastero può pregare per mie figlie, i miei nipoti e tutti i nostri defunti per sempre. Ha costruito tre monasteri, ma monasteri che costa miliardi, non milioni, miliardi. Io penso che costruire questo 10 milioni non costruiranno questa bellezza. Monastero, parte di ritiri, chiesa che stupisce. Statue, una statua solo, 150.000 euro, due statue che sono solo là, più bello di bello che puoi immaginare. E allora dico, sì, piccole, bellissime sorelline, sono cinque, ma io so che questo sarà in pieno. E dicevano, nostra missione è di pregare per una di queste figlie. E questa figlia era così gentile. Quando tutto era finito, ci ha donato anche la campana okay. D'argento. Ecco la bellezza, ecco intelligenza, ecco luce in un momento che non puoi immaginare. La visita del Lviv era una cosa illuminante. Al centro di questa città c'è la statua della Madonna, che adesso è completamente coperta, ti anche mando i foto, sì. Che puoi vedere, era completamente, sai, ricordata che non si distrugge. Certo. E là davanti di questa statua c'è un grande posto dove si mettono i messaggi della Madonna ogni mese, Regina della Pace. E il vescovo stesso che ha celebrato la messa con noi ha detto, io vado spesso là, di leggere il messaggio, il vescovo del Lviv.
le chiese, una più bella dell'altra, perle. Siamo entrati nella chiesa di San Pietro e Paolo, non so come si chiama questa chiesa dove vengono tutti che sono morti in guerra, che si seppelliscono, sai, dei militari. Mm-hmm. C'è un nome per questo, non so. Dove Mausoleo? Non so, no. Dove vengono tutti i corpi, mm-hmm. dove portano tutti i corpi dei morti mm-hmm. in guerra. E poi le seppelliscono dove è il loro posto, ma tutti... tutte le messe si celebrano là, mm-hmm. in onore di loro servizio, del loro amore per la patria. Quando siamo entrati là era wow, ti prende il respiro. Mille foto di soldati che hanno dato la vita per la loro patria. Non solo questo, centinaia di foto di bambini, più belli, bambini, piccoli. Tutti morti. Morti nella guerra. La candela che bruciano sempre davanti, persone che entrano a dire grazie al Signore. Si sentiva il peso, ma anche la serenità della vita data per Dio e patria. Serenità. E l'incontro era in monastero. Che perla che non ho mai visto! Sopra il monte e al terreno che era così grande che non si vede il fine. Monte belle, tutto verde, foreste, piccole pecore e un sacerdote con la forza che andava avanti, tutto era distrutto e con immagine miracolosa che è a decreto di, non ricordo quale papa, 1800, un papa che ha dato decreto che questa immagine della Madonna con bambino è miracolosa, tanti miracoli che sono ricordati tutti. Miracolosa, persone che vengono da tutte parti per pregare davanti da lei chiedendo e supplicando l'aiuto. E là era l'incontro. Ecco il potere della Madonna e la preghiera della gente. Scusate, soltanto spengo questo perché così non interrompo. Incredibile, ecco il potere. Ecco il potere della madre. 5.000 persone. 11 ore. 11 ore di preghiera, senza fermarsi. E questo sacerdote, con grande forza, ha fatto due, può dire pentole, sai, questo che si fa il fuoco esterno. Mm-hmm. Ma così grande, quando metti la mano, che guarda. Ok, così, adesso l'altra parte, sì, vedi, così grande, okay. Due, è così profonde, okay. Più di 700 litri di zuppa, 3.000 panini, per dare al popolo, cioè. E i nostri italiani, scusa, eravate presenti anche voi, ci avete dato cioccolatini, amen. Che abbiamo mandato con il pullman prima, così erano più di 3.000 cioccolatini. Noi sempre dolce. Sì, non si può senza di voi, anche abbiamo portato il panettone che ci avete dato, caffè lavazza che potete dare a coloro che veramente hanno servito tanto per questo incontro. Loro contenti come uccellini, era bellissimo, anche voi presenti là con vostra bontà, mai mancava la vostra bontà e il vostro cuore. Generoso, non dimenticate mai, per piacere non parlate mai male del vostro popolo, che siete più generose gente nel mondo. Non parlate mai male del vostro popolo, non esiste più generosa gente. Anche durante la guerra. Anche adesso, dopo la guerra, chi ci manda aiuti umanitari? Voi, con tutti i problemi che avete voi. Tanti. Scusa, sempre arriva. Anche se per arrivare a questa casa che possiamo dare a tutti, che gioia. Era incredibile perché il nostro parroco, che non aveva paura della morte, è venuto sulla base dei 20 anni di preparazione della questa comunità a Luce di Maria. 20 anni di preparazione preso, non un notte. E sua catechesi era così commovente che lui parlava e diceva: la Madonna è apparsa a questi bambini, che adesso non sono bambini,
La Madonna ha detto, la Madonna ha detto, la Madonna ha detto, la Madonna ha detto. E significa chiama la pace, pace non possibile senza riconciliazione e senza perdono. Stare con una catechesi così forte, così dritta, che ha preso il respiro. Ogni meditazione che aveva era incredibile, era proprio un dono di Dio, illuminante, forte, coraggiosa, completamente con la Madonna. Era per noi tutti un momento di sollievo. Che parroco il Signore ci ha dato, e sua mamma lo portava in braccio a Medjugorje per pregare. Loro hanno pregato la Lodi ogni mattina come famiglia. Lui è come si dice, un diplomato di musica, un uomo non solo intelligente, non solo con talenti grandi, un uomo con cuore, un profeta del nostro tempo. Era illuminante, e gente con lacrime, quando andavano via, hanno detto: abbiamo lasciato i nostri pesi qui. La fila di confessione non avevano fine. 11 ore gente veniva a confessarsi, sacerdoti fuori. 11 ore abbiamo lasciato il nostro peso. Torniamo con speranza e con amore. E ognuno ha ricevuto il rosario, perché durante il Festival dei Giovani era un'azione di giovani che possono dare rosari per mandare l'Ucraina. Ciascuno è andato con rosario. Puoi immaginare la generosità, come si dà? E di Myanmar, dove c'è tanta guerra, dove c'è tantissimi problemi, c'era qui un frate francescano che si chiama fratello Joe. Mm-hmm. È venuto con quasi 3.000 braccialetti di rosari che fanno i poveri, i più poveri, oppressione grandissima, abuso grandissimo, che loro francescani pagano ai poveri di farli, e loro portato tutto questo è mandato che ciascuno ha ricevuto. Ecco com'è grande. Da Myanmar, penso prima si chiamava Burma, non so, oppressione grandissima. Ecco, e questo è che tutti uniti per la gloria di Dio, tutti insieme per la gloria di Dio, ma non succede in una notte. Patrick, mio marito, sua mamma ha pregato 48 anni per lui, senza vedere nessun miglioramento, mia mamma 30 anni per me, siamo frutto di 78 anni di preghiera. E ieri, quasi 10.000 persone per l'apparizione, dalla generosità e cuore materno di Maria, vigente. Non è facile uscire fuori davanti a tutta questa folla, perché questa folla siamo umani, non guardiamo il bene, guardiamo quale colore ha, ma come ha fatto i capelli. Signore pietà, siamo umani, siamo piccoli, e andare davanti a tutti questi occhi e dire no, vuole che la Madonna mi benedirà, non è soltanto per me, è per voi, è attraverso di me, per voi. Le gente dicono: noi non siamo santi, dobbiamo vivere i messaggi come voi dovete vivere, tutti insieme. E lei, in umiltà, davanti a tutta questa folla, esce fuori senza paura, perché questo che succede è vero, non ha niente da nascondere. E va avanti tutta questa folla. E sì, la voce si ferma. Ma noi sentiamo, la madre di Dio scende. Cosa ha detto Elisabetta? Come mai? Questa grazia che la madre di Dio viene a me, a noi. E tutti voi che guardate questo, siete stati in nostra preghiera, continuate a stare in nostra preghiera, uniti, forza, viviamo quello che dice la Madonna e vedremo i miracoli, ma li viviamo, non parliamo di queste cose. Anche Maria ieri ha detto: non è di parlare di Madonna e di questo, no, no, è di vivere. Cerchiamo e chiediamo la grazia di vivere, di vivere. E così grazie per tutto ciò che fai, grazie per questo tempo insieme,
adesso concludiamo perché dovete correre. Solo una cosa, Nancy, perché ieri volevo concludere a proposito di ieri l'apparizione, questa grandissima benedizione a tutto quello che sta avvenendo, il vostro viaggio tuo di Patrick in Ucraina proprio per pregare, perché solo con la preghiera e il digiuno si possono allontanare le guerre e gli eventi naturali. Ecco, quello che ci insegna la Madonna, a me ha colpito molto ieri, anche Maria, che proprio dopo tutto questo, anche il vostro, per me è stato un segno, però è una mia opinione personale, è stato bellissimo ascoltare che al vostro rientro, io so che Maria da quando è iniziata la guerra in Ucraina tutti i giorni prega e chiede alla Madonna, offre alla Madonna, sì, appunto per la pace, ma ieri io per la prima volta ho sentito Maria che ha detto, quando ho chiesto alla Madonna di pregare appunto per la pace, non solo nelle nazioni ma anche nei cuori, lei ha fatto un sorriso. Sì. Ecco, questo sorriso a me ieri, sì, ha dato speranza nella, sì, pace. Sì. Non so se anche tu hai sentito, sì, nel cuore questa, sì, cosa, Nancy. Sì, perché questo sorriso vuol dire questo è piacevole, questa preghiera piacevole a lei, perché pace inizia nel cuore. Tuo cuore e mio cuore, e di questo cuore scorre un fiume di pace, un fiume di non pace. Così vogliamo dire, Signore, per tutto ciò che è stato nella nostra vita, grazie, per tutto ciò che è come è, grazie, per tutto che sarà come sarà, grazie. E sì, voglio perdonare tutti, chiedo perdono a tutti che ho fatto male. Voglio la pace nel mio cuore che scorre in tutto il mondo, perché non può essere pace nel mondo se non è pace nel nostro cuore, prima la nostra famiglia e poi il mondo. Allora concludiamo chiedendo nell'Ave Maria che diremo adesso, ti propongo, il dono della fede, perché la fede porta sicuramente alla pace. Amen. Amen. Nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Amen. Padre, possiamo chiedere anche a voi la benedizione? Sì, si può dare una benedizione a tutti. Nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Amen. Abbiamo dono di Padre che era seminarista qui a Travolta di 8 anni fa, Padre? 8 years ago you were here last time? 8 years, yeah. 8 anni fa. Adesso è tornato come sacerdote, sacerdote di Marianno di Dio, con cuore pieno di amore per suo Dio, pieno di zelo di fare tutto per il Signore. Così chiediamo, Padre, la vostra benedizione anche in inglese per tutti coloro che guardano questo e per tutto il mondo. The Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. 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 Grazie, Padre. Grazie. Grazie. Bene. Corre, 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 messa. Arrivederci a tutti. Grazie.